Benvenuti a questa nuova edizione di Contatto di mercoledì 5 ottobre 2011, subito con la notizia della giornata, ossia al Parlamento è passato il decreto delle intercettazioni, passa la stretta del PDL, via libera in commissione allo stop alla pubblicazione fino all'udienza filtro delle cosiddette intercettazioni e si dimette la Bongiorno, sapete la deputata che presiedeva la commissione giustizia, che praticamente ha difeso tra l'altro anche Raffaele Sollecito nel processo Meredith, dunque da un lato una vittoria sua professionale in tribunale, dall'altro una perdita dentro le aule, perché appunto questa legge, che poi di fatto sarà di difficile applicazione, ha trovato il suo ok appunto al governo. E cosa succede? Succede che in pratica le intercettazioni telefoniche i giornalisti non potranno più praticamente pubblicarle fino all'udienza filtro, che può voler dire 6 mesi, può voler dire un anno. Quindi oggi, se questa legge fosse già stata in vigore, non avremmo saputo niente di Tarantini, di Rubi, delle varie intercettazioni del G8 e tutto quanto, e quindi non saremmo certamente informati. Vi dico subito che è una norma che sarà di difficile applicazione, in quanto è di dubbia costituzionalità, però sicuramente questo provocherà delle reazioni in una giornata in cui ovviamente la notizia che i giornali riportano riguarda il declassamento della Moody's, l'agenzia che è la seconda agenzia al mondo e che dice con Repubblica, ma anche con altri giornali, dice anche Moody's declassa l'Italia, triplo downgrading, Tremonti, la Spagna va meglio, lì si vota. In pratica questo triplo downgrading non sono altro che 3 scalini in un sol colpo in giù, che rischiano di esporre l'Italia a ripercussioni micidiali, scrivono i giornali. Poi ci si è molto anche attaccati alla dichiarazione di Tremonti sul fatto che la Spagna va meglio perché Zapatero ha detto che non si ricandida e quindi in vista di un nuovo governo potrebbe anche essere che le cose possano migliorare. È stato un po' tradotto come un messaggio mandato in Italia, quindi a Berlusconi, visto che pare che i rapporti tra i due siano ormai compromessi da tempo. Berlusconi che fa un po' il finto tonto e che fa finta di non essersi accorto dei conti, di come andavano, e tende a imputare, come sempre fa, agli altri le responsabilità. Lui che è capo del governo, che si è fatto vedere pochissime volte in aula e che invece sa benissimo come vanno i conti in Italia, come del resto lo sa la Lega, ebbene questa recita oggi serve soltanto a cercare di limitare i danni d'immagine. Però insomma gli effetti di questa crisi cominciano a farsi sentire. Io continuo con i principali titoli, quindi anche Moody's declassa l'Italia, il rating crolla da AA2 ad A2, bassa crescita e incertezza politica. Poi Sacco Manni, che lo ricordiamo è candidato a diventare presidente di Banca Italia al posto di Mario Draghi, che è destinato alla BCE, tregua creditori debitori o si rischia una recessione catastrofica, che poi è tutta da tradurre. E ancora, e Tremonti affonda il colpo, meglio la Spagna, lì si vota, quindi la dichiarazione che vi dicevo prima, e qui la recita di Berlusconi, la rabbia del cavaliere contro Giulio, sapeva e lavora per le mie dimissioni, ma ora anche il PDL non esclude la crisi, Alfano, il Premier è tormentato. E questa è ancora la recita che vi dicevo poco fa. Più giù c'è un'altra notizia che riguarda i mercati, allarme per Dexia e Deutsche Bank, borse a picco, ancora tensione su Atene. Sapete che per quanto riguarda la Grecia sono sempre più insistenti, per non dire sicure, le voci del default di questo paese europeo. E poi un piano salvabanche, fatto sta che questo triplo salto all'indietro preoccupa, i giornali parlano apertamente di clima praticamente che non si capisce, addirittura anche De Bortoli in prima pagina attacca finalmente a viso aperto il governo dopo anni, anche se per anni ha espresso chiaramente dei dubbi, ma non era mai stato molto chiaro. E poca liquidità è un po' l'incubo dell'effetto domino anche per quanto riguarda le banche. I primi 91 istituti bancari hanno 465 miliardi di titoli periferici e non sanno rifinanziarsi. In 2 mesi il tasso interbancario è triplicato e per le italiane si aggiunge la tassa politica. Soltanto ieri i mercati in Europa hanno bruciato 161 miliardi, il gruppo franco-belga in difficoltà
secondo diciamo, i pareri dei cosiddetti politologi europei, ci vorrebbe un ministro delle finanze europeo responsabile di una più forte vigilanza economica e fiscale. Intanto, dicevo, in questa giornata di queste notizie in Parlamento si è consumato un altro delitto alla libertà individuale che riguarda anche i blog, perché però si tratta dei blog solo registrati, quindi che rispondono alle leggi della stampa, che quindi dovranno seguire di fatto la normativa in vigore, che è quella di non pubblicare le intercettazioni. Poi va da sé che sarà poi il legislatore, o meglio il giudice, a dover stabilire che differenza c'è tra un blog e un sito internet di informazione, quando un blog sappiamo che è un diario online e quasi nessuno, il 99,9%, non ha registrato il proprio blog appunto a nessun tipo di registro e quindi teoricamente, anzi in pratica, saremo liberi di poter pubblicare le intercettazioni. Ma intanto vi faccio sentire velocemente le dichiarazioni di oggi del ministro Nitto Santapalma, chiedo scusa Nitto Palma, che è il nuovo ministro della giustizia, subito dopo il varo di questa legge vergognosa, l'ennesima. Sostanzialmente il provvedimento che è stato varato in commissione, relatore e il presidente Fongiorno, nel mondo della politica qualcosa si può cambiare, mi sembra che il cambiamento che si prospetta, cioè quello di cui all'emendamento Costa, sia un cambiamento assolutamente ragionevole, peraltro in linea con la filosofia del provvedimento perché sostanzialmente incentra la possibilità di pubblicazione degli atti esclusivamente sull'udienza fisica. Non credo che vi sia, dal mio punto di vista, una ragione concreta per rimettersi da con il libero e fare quello che Ecco, queste le parole un pochino basse, non so che qualità audio abbiate avuto sulle parole di Nitto Palma, l'ho anche mostrato perché nessuno lo conosce, è un ministro da poco tempo che ha preso il posto di Angelino Alfano, che come saprete è diventato segretario del PDL, un PDL appunto allo sbando, mentre Silvio Berlusconi per cercare di rimanere dov'è, usa le sue strategie e pensa addirittura di rifondare un partito, pensa a un partito, a una forte impronta antipolitica e movimentista che si dovrebbe chiamare Forza Silvio. Questa è l'idea di Berlusconi. Intanto oggi alla Giunta per l'autorizzazione a procedere alla Camera è arrivata appunto la lettera del Premier che chiede di dichiarare inutilizzabili le intercettazioni del Rubygate, che è tutto questo processo in cui Berlusconi è imputato di concussione e di prostituzione minorile. Sempre in tema di attualità, voglio proporvi velocemente due parole della deputata Bernini, che abbiamo visto in qualche occasione ad anno zero, in merito proprio al declassamento di Moody's che si è verificato ieri. Accettabile che pochi analisti di agenzie di rating influenzino le sorti di milioni di cittadini, lavoratori e imprese. Noi abbiamo tenuto i conti in ordine, noi stiamo lavorando a importanti provvedimenti in tema di sviluppo, crescita e modernizzazione di questo paese. Vareremo a breve un pacchetto su cui stiamo lavorando, tra l'altro con una positiva, importante opera di mediazione in tema di comunicazioni, energia, infrastrutture. Piccola media impresa. Questa è la realtà del nostro paese. Ecco, la realtà è che infatti, insomma, nessuno ha ben capito forse di cosa sta succedendo, visto che anche c'era un editoriale oggi su Repubblica a firma di Barbara Spinelli che parlava essenzialmente proprio di questa situazione, nel senso che diceva la politica è nulla senza pedagogia delle crisi, che i popoli si mobilizzano, il populismo lusingandoli li sfrutta per occultare quel che accade, una crisi che rovina non solo l'economia, ma quel che tiene unite le società e dunque la democrazia. Si legge in prima pagina una diserzione delle classi dirigenti, restie a spiegare come solo in un governo europeo ritroveremo la padronanza, la sovranità, che tutti stiamo perdendo, governati e governanti. L'Italia è in questo laboratorio, il deserto tra leader e popolo non resta vuoto, viene occupato da nuove oligarchie, più mafiose di prima, scrive la Spinelli, indifferenti al bene comune. E io per parlare ovviamente di questo argomento, col quale vorrei appunto vorrei un po' capirci qualcosa, quantomeno se fosse possibile, ho invitato in trasmissione in collegamento via Skype Marco Sabba del Centro Studi Monetari. Buona serata e benvenuto Marco.
Buonasera, Daniele Martinelli. Allora, ti chiedo subito un parere su questo declassamento di Moody's. In parole povere, cosa vuol dire? Premesso che ormai queste agenzie di rating hanno perso moltissima fiducia da parte del pubblico, perché molto, come noi sappiamo, sono delle agenzie private che hanno un'autorità molto relativa. E in realtà poi fanno capo alle stesse lobby bancarie che sono quelle che stanno governando il paese in questo momento. Io direi che i temi più importanti sono tre in questo momento. Comincerei per inquadrare la cosa da Napolitano, che ha detto che non nominerà un governatore della Banca d'Italia se non avrà l'approvazione del Consiglio Superiore di Banca d'Italia. Cioè vuol dire che la più grande autorità dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, sottostà ad una specie di consiglio d'amministrazione di una società privata, che è appunto Banca Italia, per effettuare la nomina del governatore. Questa cosa è molto importante per capire che ormai abbiamo perso completamente la sovranità, perché neanche il Presidente della Repubblica è capace di fare una decisione autonoma, sottostare a questa oligarchia bancaria. Questa è la cosa più importante, perché sono quello che dirò io. Sono cose che sono passate un po', come si dice, in sordina sui media tradizionali, ma sono invece le questioni fondamentali, a mio parere, sulle quali vale la pena riflettere. Nello stesso tempo, da 3 settimane a Wall Street c'è una enorme protesta Sì. con centinaia di migliaia di persone, a cui hanno aderito non solo i sindacati americani, non solo anche i democratici, cioè la sinistra americana. Mi riferisco, faccio un esempio, a Michael Moore, il famoso regista. Sì, ecco, ma secondo te cosa significa questa protesta? Che segnale è? È un segnale forte, perché hanno aderito anche i Marines, hanno aderito anche i piloti, 700 piloti delle più importanti compagnie aeree, stanno praticamente aderendo tutti a questa protesta di Wall Street, che è indirizzata non, come dice la sinistra italiana, vagamente per protestare contro le differenze economiche fra le varie classi sociali, ma bensì proprio sul fatto che le banche, sul potere di queste banche di creare credito dal nulla, allocarlo come vogliono agli amici degli amici attraverso loro insindacabile giudizio, e in questo caso il discorso delle agenzie di rating si ripropone, no? Nel senso che per giustificare le loro scelte di attribuzione del credito, poi si schermano dietro a queste agenzie che non sono riconosciute, non sono sotto, sono tutti organismi che non sono sotto al controllo democratico. E Però, quindi? e quindi la democrazia è sottoposta al controllo di queste società private. E quindi, continuando su quelli che sono gli argomenti importanti, volevo fare due osservazioni. Cioè, volevo per esempio riferirmi a Ballarò, che ho visto l'altra sera, Sì. in cui la frase più importante, secondo me, l'ha detta l'onorevole Di Pietro, rispondendo a Formigoni, il quale diceva: Di Pietro, sì, va bene anche che la BCE ci dica che dobbiamo andare in pareggio con i conti, perché è un'osservazione lecita, ma non ci deve dire come farlo, perché questa è una cosa che riguarda la sovranità del paese e la politica del paese. Invece le intenzioni della BCE erano un diktat, quindi parliamo proprio di bancocrazia, come ha scritto Beppe Grillo nel post di ieri sul blog dell'altro ieri. Ma parliamo di una bancocrazia totalitaria, perché il nostro governo, ora voglio dire, per quanto ora ci sia Berlusconi, ma domani ci sarà non so chi, comunque deve sottostare a questa BCE, cioè a questa banca centrale che è di proprietà privata. Quindi in realtà il discorso si sposta molto sul piano del controllo da parte della democrazia del potere reale. Quindi questo lo dico perché altrimenti rischiamo di parlare di cose che hanno una rilevanza relativa. La protesta di Wall Street, secondo me, è molto importante, prima di tutto perché dura da 3 settimane, mentre a Milano si è cercato di fare una cosa simile a Piazza Pari, Sì, ma è stata subito repressa. è stata repressa dal cantiere, cioè da un centro sociale di Milano, il quale ha cominciato a dare a chi protestava di fascista. Hanno intervistato una, come si dice, sopravvissuta della Shoah, parlando dei campi di concentramento, cioè tutte cose che, anche interessanti, ma che non c'entravano niente con il motivo fondante della protesta, che era quello di recuperare all'economia reale quello che oggi è andato nella finanza virtuale, che non serve a niente. Marco, Quello che scusa, sì.
volevo dire un'altra Ti prego di cosa. essere breve perché sì. Sempre a Ballarò, Angeletti, il sindacalista, ha fatto un'osservazione giusta. Ha detto che alla fine il problema è questo: se i consumatori non hanno soldi da spendere, come fanno a comprare i prodotti prodotti dai lavoratori? Quindi tagliare le spese, cioè tagliare gli investimenti, tagliare i salari, tagliare le pensioni, diminuisce il potere d'acquisto, che automaticamente mette in crisi in ginocchio l'economia. Secondo te la Grecia fallirà? No, secondo me uno Stato non può fallire perché all'ultimo momento si ricorda che è sovrano e si rimette a stampare moneta e esce fuori dai problemi. Per cui torna la dracma. Tornerà, ma che si chiami dracma o in un altro modo non lo so. Ma uscirà dall'euro. È la vera via di uscita tabù che non si dice, perché appena la Grecia lo fa, farà come l'Argentina che riprende in mano la situazione, aumenterà il PIL annuo, lo sviluppo, e tutti gli altri stati europei si accorgeranno che anche loro possono fare la stessa cosa, e quindi tutti usciranno dal gioco di questa eurocrazia totalitaria di Francoforte. Per cui nessuna catastrofe, nessuna guerra. No, io posso dire una cosa, che siccome anche Mario Draghi lo sa, è proprio Mario Draghi, ora il governatore della BCE, è proprio lui della Goldman Sachs, era quello che aveva falsificato i conti della Grecia. Secondo me vale la pena di continuare a comprare i bond greci, perché tanto Mario Draghi continuerà a comprarli con la liquidità della BCE, nonostante che dica che una volta lo fa ma poi forse non si sa. Invece continuerà perché? Perché se non lo fa, finisce l'euro. Succederà un grandissimo bordello in cui, come al solito, si cercheranno i colpevoli, e Mario Draghi, proprio nella sua funzione di governatore della BCE, è sicuramente il primo parafulmine su cui si scarica tutto. Per cui a livello politico, intanto, secondo te Berlusconi durerà ancora? È determinante per i mercati oppure c'è qualcos'altro dietro alla caduta delle borse e al fatto che tutti tendono a vendere? Allora, tanto comunque la caduta delle borse viene sempre sostenuta di nuovo dalle banche centrali che comprano i titoli che vogliono sostenere. Ormai tutto il mercato è manipolato dalle banche centrali, non solo le azioni e obbligazioni, ma anche il mercato dei cambi, tant'è che hanno fatto cadere artificialmente oro e argento come valutazioni, ma solamente sempre all'interno di manipolazioni che possono fare le banche centrali, perché loro possono creare denaro dal nulla e spenderlo per qualsiasi motivo gli viene in mente. Quindi noi dobbiamo recuperare il potere di creare il denaro per destinarlo, invece che arricchire quell'1% appunto delle persone che si stanno arricchendo a scapito del 99% che stanno perdendo, invece usarlo per scopi produttivi. Volevo aggiungere solo una cosa importante: Tremonti ha fatto un grandissimo errore, perché ha fatto passare 5 decreti durante l'estate che hanno praticamente eliminato il reato di usura delle banche, per cui con questi decreti retroattivi tutte le migliaia di cause che sono state fatte per gli interessi usurai sarebbero destinate a scomparire. Mi appello a te, perché appunto è importante a questo punto promuovere un referendum per abrogare questi decreti anticostituzionali, e quindi adoperarsi per unire tutti i gruppi per raccogliere le firme il più velocemente possibile. Quindi mi appello anche al Movimento 5 Stelle e a Beppe Grillo, perché si possono raccogliere queste firme per abrogare il più possibile questi decreti idioti di Tremonti, che ogni tanto voglio dire, è completamente venduto agli interessi di questi banchieri, e restaurare il diritto in questo paese. Va bene, ti ringrazio Marco, sei stato utilissimo e chiaro come al solito, e magari ci risentiremo più in là, sempre sperando che non ci siano catastrofi o scenari da guerra come i giornali ci stanno dipingendo in questi giorni. Grazie, okay. E a presto. E quindi Marco Sabba, allora in collegamento via Skype, ci ha appunto raccontato la sua versione dei fatti, di come stanno le cose, peraltro un'iniziativa che ricordava poco fa, si trova su signoraggio.it, quindi questa raccolta firme ne parla credo anche sul sito del Centro Studi Monetari. Io, prima di chiudere questa edizione di Contatto, voglio passare in rassegna velocemente le prime pagine di oggi, quelle diciamo principali, e di partito con la Padania che parla di Maroni che li rimpatria, la sinistra lo denuncia, e a Milano i Rom la fanno da padroni, quindi continua la sua
politica sempre filo razzista per distrarre diciamo, gli italiani dal problema economico e anche di sopravvivenza che purtroppo va via via crescendo tutti i giorni, quindi questa è una scelta ovviamente politica di impronta anche che serve alla pancia di un certo tipo di leghismo che non si nutre di questioni politiche importanti che magari non le sa nemmeno cogliere. Poi passando al giornale abbiamo l'apertura con 564 milioni di balle riferito alla al risarcimento che Fininvest ha dovuto dare alla CIR di De Benedetti come danno civile per la corruzione di giudici da cui è derivata il passaggio di proprietà da Mondadori, o se preferite lo scippo. In prima pagina c'è Marina Berlusconi, che peraltro appare anche in una lunga intervista rilasciata a Daniele Manca sul Corriere, dove a me fa un po' ridere, però insomma dice a un certo punto che a carico di suo padre si inventano inchieste a ripetizione su reati inesistenti e senza vittime solo per fabbricare fango, poi il fango fabbricato viene palleggiato tra una procura e l'altra e infine viene riciclato. Il processo con relativa inevitabile condanna lo si celebra sui media, dice Marina Berlusconi, e se guardiamo al caso di Amanda Knox e di Michele Misseri ha ragione, non certamente sui processi di suo padre. Quello in aula dice se si farà e come finirà non interessa più a nessuno. So bene e ci tengo a ripeterlo che dietro tutto questo c'è solo una minoranza di toghe che la magistratura come istituzione merita il massimo rispetto, ma il risultato non cambia, dice Marina Berlusconi al Corriere con l'intervistina civetta in prima pagina e che poi trova ampio spazio in un paginone pieno. E mi chiedo cosa tutto ciò abbia a che fare con la giustizia, con l'informazione e con un paese che si considera civile. E infatti io chiederei a Marina Berlusconi cosa c'è di civile in Italia, fare leggi che depenalizzano il falso in bilancio, che praticamente tengono in Parlamento e impediscono ai magistrati di usare le intercettazioni e cosine di questo tipo come il lodo Alfano, che credo che siano davvero queste da paese davvero incivile. Però insomma Marina Berlusconi, del resto sappiamo che il Corriere ha nel CDA anche elementi targati Berlusconi, e quindi era naturale e ovvio che il primo quotidiano italiano desse spazio alla figlia, alla primogenita del Premier. Libero apre con Silvio come Amanda, i PM mi perseguitano, i procuratori definiscono folle il verdetto di assoluzione per l'omicidio di Meredith e non pagheranno per quei 4 anni di carcere ingiusti. Fininvest contro il Tribunale di Milano, sentenza taglia e cuci per toglierci 564 milioni. E chiudo quindi con questa notizia della serata del decreto intercettazioni, passa la stretta del PDL, via libera in commissione allo stop alla pubblicazione delle intercettazioni fino all'udienza filtro che in soldoni può voler dire anche qualche anno. Si dimette la Bongiorno dalla presidenza della commissione giustizia sulla rettifica, salvati i blog tranne quelli, come detto, iscritti diciamo così al tribunale, iscritti come organi di informazione che quindi rispondono di fatto all'ordine dei giornalisti e anche alle leggi della stampa. Direi che per oggi sia tutto, per questo contatto, come sempre l'augurio che ci possiamo rivedere anche domani per altri aggiornamenti. Grazie e state con noi.